quando si trattava di rubarci un giocattolo del nostro canale YouTube. Ma qui adesso è in gioco la nostra vita e quella del Team Trote. So, non è più uno scherzo questo. Non mi faccio male, tranquillo. Ti fai male, smettila. Non mi faccio male, smettila. Non possiamo farlo. Senti che muscoli. Senti. Trote, questa pazza qui vuole prendermi in braccio. Ma sai quanto peso? No, in braccio, a cavallo. Ma ugualmente sono pesante, non lo puoi fare. So fare un sacco di cose, tra cui mettere anche a cavallo lui. Ma cosa? Allora. Cosa? Aspetta forte. Aspetta, no, ci facciamo male. Lui, devi avere fiducia. Mamma mia. Piano. Oh! Ma io adesso non voglio più scendere, voglio andare in giro così. No, scendi. No, basta, ti adoro. Scendi. Tutto chi ha ti si è fatto male? No, o forse sì. Non è possibile, gli ultimi video mi faccio sempre male. Una volta sbatto il ginocchio, una volta sbatto il gomito, adesso mi fa male la schiena. Questa è conseguenza della tua pazzia, sono un vecchio secchio. Ciao a tutti, e lei Sofì, e benvenuti in un nuovo daily vlog. Il giorno per raccontarvi la nostra povera vita. Hai iniziato una nuova giornata insieme a noi. E oggi, mia cara carciofina, è il tuo grande giorno. Non è il mio compleanno, non è il mio onomastico. No, ma no. Che c'entra? Tu non ci crederai mai, ma ho fatto sistemare la tua auto. La tua nuova macchina, la rossina, come la chiami tu, cinquecentina. Rossina, ma veramente? Sì. Non ci credo. Chi è questa demona che squilla? Non chiamate, non disturbate i nostri vlog. Salve. Sì, no, non sono interessata, grazie. No, va benissimo, grazie, arrivederci. Non sono interessata, grazie. Sei registrata, occupata. Arrivederci. Se io ti dico che non sono interessata a gas, luce e pensione, tu non mi devi disturbare perché io non sono un'anziana. Calma. Quindi Rossina? Sembrava impossibile. Quelle macchie di pennarello non si sarebbero mai tolte. E invece ci sono riuscito. Si è sistemata perfettamente. Se non vedo non credo. Ma per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, qualche giorno fa ho fatto un piccolo scherzetto innocente alla nostra cara Sofì. Quindi era uno scherzo? Sì. Tu avevi detto che non lo era. No, certo, forse no, non era uno scherzo. Non mi ricordo più. Comunque questo esemplare di Louis Cretin, scherzo o no scherzo, ha preso la mia macchina Rossina, la mia nuova di zecca, e ha pensato bene di imbrattarla di pennarello indelebile. Sì, ecco, era stato uno scherzetto innocente che si è trasformato in una tragedia, perché il pennarello che avevo utilizzato non era d'acqua ma era vernice, quindi si è macchiato tutta la macchina, non si è tolto più. Guarda la clip. Sofì, che succede? Cosa hai visto? Sofì, non è come pensi, non è come credi. Sofì, non è come pensi. Si è scritto pure. Ho una lettera d'amore perché io ti amo tantissimo. Eh sì. Sofì, scusami. Dimmi che si toglie. No, non si toglie, già l'ho provato. Io ti prometto, qui davanti a tutto il Team Trote, che sistemerò la tua macchina e tornerà come nuova. Costi che questo significherà ricomprare un'altra rossina. Sì, costi quel che costi. Rieducci. E adesso dobbiamo correre a prendere questa macchina per scoprire se si è sistemata. Secondo me non si è sistemata affatto. Sarà uno dei tuoi soliti scherzetti. Non è uno scherzo. Beh, vedremo, sappi che nel caso in cui lo fosse ti dovrei uccidere. No, non puoi dire così. Andiamo, se il coraggio. Ok, aspetta, prendiamo un mezzo di trasporto. Skateboard, andiamo. Salta su. Andiamo. E voilà, sei pronta per scoprire se la macchina è a posto? Olè! Come nuovo! Non ci credo! Ma è proprio nuovissimo! Come hai fatto? Ho i miei trucchi! Ma assurdo! Non ci posso credere! Wow, ti ho sottovalutato! Macchinina nuova pronta per essere riscritta! Che simpatico! E io invece ho la mia Polar! Ehi! No, dove va? Dove ferma, ciao! Saluto dalla Trote! Ieri! Provazza. Oh yeah! 500! Cosa? E mettiti la cintura immediatamente, lui. Con chi parli? Tu sei un criminale. Siediti. Ma sono seduto. Mettiti la cintura.
quando prende la sua macchina? Da sua nonna! È la mia meta preferita, perché qui, come vi ho detto più volte, questo posto mi piace tantissimo, ma soprattutto mi piace perché c'è piccola Kira! Kira! Dov'è? Dove è andata? Kira! Ah, eccola! Guardate, un esemplare minuscolo che si aggira il prato. Oh, qui c'è la mia dolcezza, la mia principessina. Kira, principessa del canale, diretta. Però quanto vorrei che fosse più amica di Ray, che giocassero insieme felici e contenti. Succederà mai? Credo di no. Forza, Kiretta, andiamo dentro casa. Se solo Ray sapesse che in questo momento hai Kira in braccio, ti ucciderebbe. Sì, come minimo. Piccola Kira, ma quanto sei carina, quanto è tenerina. Dobbiamo insegnarla a farle qualcosa, tipo addestramento. Dammi la zampina, piccolina. Zampina. Sofia. Zampina. Stamattina ho trovato una lettera per te. Per me? Ma chi l'ha mandata? Non lo so, è venuto il postino, ma era un tipo strano, pallido, con un mantello. Cosa? Oddio, nonna, ok, grazie. Ma che lettera è? Dal castello Transilvania. Sta lettera arriva dalla Transilvania. Forse ho capito. Ma no, ma cosa? Ma che ridi? Forse ho capito. Che senso? Come dire, questa lettera arriva dalla Transilvania, dal castello del Conte Dracula. Tua nonna ha visto il Conte Dracula, forse. Strano, col mantello, pallido. Hai capito? A me stranizza tantissimo, anche perché non l'ha mandata a casa mia? Perché è a casa di mia nonna? Oh cavolo, mi sa che è proprio come dicevi tu. Perché? Miei dolci e succulenti Sofì e Louis. Gnam gnam, ho già l'acquolina in bocca a pensare al vostro sangue. Sono il famoso e terribile Conte Dracula. Conte Dracula, lui ha detto Conte Dracula. Kira ha detto Conte Dracula, lo capisci? Ma allora il signoresse non mentiva. Abbiamo contro il Conte Dracula. Siamo nella cacca. Sicuramente avrete già sentito parlare di me come il vampiro più cattivo di sempre. Grazie al signoresse ho finalmente la possibilità di eliminare voi e tutto il team Trote. La notte di Halloween, se voi non supererete le prove difficilissime che vi darò, libererò i miei amati dolci pipistrelli e diventerete tutti i miei servi vampiri. Cavolo. Aspetta, scrive ancora. Cosa scrive? Ha una calligrafia strana. Fi? Che c'è scritto? Ah, finalmente mi toglierò questo sfizio. Mia figlia Draculetta. 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 Che nome è? Culetta. Culetto. Comunque, seri, mia figlia Draculetta guarda sempre i vostri stupidi video e io non ne posso più di sentire le vostre voci così allegre e piene di vita. Il futuro è tutto nelle vostre mani, miei cari. Presto riceverete la prima prova insuperabile. Firmato signor Conte Dracula. Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo. Questo è troppo. Fin quando si trattava di rubarci un giocattolo del nostro canale YouTube, ma qui adesso è in gioco la nostra vita e quella del team Trote. So, non è più uno scherzo questo. Lui, ma è tutto così strano. Cioè, parla di vampiri. Ma veramente, i vampiri? Ma cosa sono i vampiri? Ma secondo me non esiste neanche lui. Ma il Conte Dracula, sì, sarà una leggenda. Ma lui, dobbiamo essere realisti. Non esistono i vampiri, non esiste nessun Conte Dracula. Fammi cercare. Cercando in internet ho trovato che Dracula viveva in un castello decaduto in Transilvania. Durante il giorno dormiva in una bara e solo di notte usciva come un vampiro che possedeva una soprannaturale forza malefica. Secondo le credenze popolari può trasformarsi in pipistrello, un animale che di giorno vive nelle grotte e che è anche considerato un vampiro, e di notte esce per succhiare il sangue di persone innocenti dopo averle morse sul collo. Dopo il morso trasforma quest'ultime anch'essi in vampiri. Lui, calmati, calmati, calmati. Come hai ben detto, secondo credenze popolari, che significa che è soltanto una leggenda. Ma non vorrei mica credere che esiste Dracula, il Conte Dracula, bla bla. Ok, bla, bla, ma bla, questa bla, è una lettera vera. Cioè, questa è carta, è arrivata veramente. Hai ragione, non lo so, lui, non so più cosa pensare. Sì, effettivamente potrebbe essere veramente lui. Anche perché comunque qui c'è proprio l'indirizzo di spedizione e quello chiaramente è corretto, altrimenti non potevano mandarla. Team Trote, staremo a vedere cosa succederà. Sono davvero super spaventato, emozionato e gasato allo stesso tempo. Mi sa che ci aspettano delle nuove esilaranti avventure insieme. Passiamo a salutare la Trote Elite di oggi che si è abbonata al nostro canale, ovvero Dominga Fraddosio. Mua, ti mandiamo un bacione. E mandiamo un bacione anche a tutto il Team Trote. Noi ci vediamo domani con l'insieme avventura anche ogni giorno insieme a me contro te. Ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani. Ancora una volta sembra che ho le orecchiette.